Bentornati qui al podcast più chilometro zero e fatto in casa dell'universo. L'asciugona è il progetto più low budget del mondo, lo sapevate? Volete sapere quanto stiamo spendendo oggi per realizzare questa puntata? Giancarlo, hai ancora il ticket del parcheggio qua sotto? Fallo vedere un attimo, vediamo. Ah! 3,90 euro! E ne andiamo fieri. Giancarlo viene da Porta Romana. Più o meno. A dove? Piazza Napoli. Roba seria. Ma il cuore è grande e grandissima è la varietà che la vostra asciugona ha in serbo sempre per voi. Allora, sapete che in ogni stagione a me piace coinvolgervi un po' nei topics che si andranno ad affrontare. Quindi spesso e volentieri su Instagram faccio un sondaggio chiedendo a voi quali sono gli argomenti che vi piacerebbe che io trattassi. Altre volte invece me ne viene in mente uno a me, un argomento che trovo carino, e chiedo a voi tramite un sondaggio di raccontarmi le vostre esperienze a riguardo. Ed è proprio così, con la pioggia di risposte che mi mandate ogni volta, che io posso creare i miei amati listoni. Ebbene sì, oggi è quel momento del podcast. Oggi si va di listone. Su che cosa? Fate un po' di memoria, eh? Cosa vi ho chiesto? Ma sui giochi preferiti dei vostri bimbi. E sappiamo benissimo che non sto parlando di puzzle, mattoncini o pupazzetti, perché ahimè siamo tutti ben coscienti del fatto che le cose che attirano di più l'attenzione dei nostri bimbi sono le ultime che vorresti toccassero. Manopole del forno, lavatrice, lavastoviglie, telecomandi di TV, tapparelle, condizionatore, scopettone del water, acqua del water e tutte le sorgenti di acqua in generale. E ancora cassetti, tappi, tappetti, tappini di minuscole dimensioni, anelli, collane, bigiotteria varia. Ma anche cose di oro vero, che sono quelle che luccicano meglio attraverso l'acquetta del water. È chiaro che mi sto limitando all'ambiente domestico, perché fuori casa gli stimoli e le curiosità raddoppiano. Tutto ciò che si trova per terra sappiamo avere un fascino irresistibile. Quanto più piccolo, più interessante. Mozziconi di sigarette, chewing gum sputati. E perché no? Se c'è un preservativo, che fai? Non lo raccogli e me lo porti come se fosse la più magica delle scoperte? Una mamma ipocondriaca e schizzinosa come la sottoscritta a un certo punto deve darsi pace e rassegnarsi al fatto che non potrà controllare sempre le traiettorie delle manine curiose del proprio figlio. A volte è veramente meglio pensare occhio non vede, cuore non duole. Se ha toccato una cacca di cane, non lo voglio sapere! Faccia le sue esperienze in totale privacy, in totale tranquillità e capirà da solo un giorno che la cacca di cane puzza e fa schifo. Non sarò di certo io a giudicarlo. Io ad esempio ricordo di aver trovato un topino in fin di vita nel cortile della casa dove abitavamo e di averlo accarezzato tanto. E poi probabilmente sono corsa a mangiarmi un bel gelatone con le mani. Mamma, probabilmente lo stai scoprendo adesso questa cosa, ma come vedi sono cresciuta sana e forte. A parte per sta coda fastidiosa che ho qua dietro. Scherzo. Nel caso di Teo, i giochini preferiti a casa sono molteplici e in continuo divenire. Ad esempio, se una volta Teo sentiva il rumore del bidet acceso e correva come un matto a metterci le manine dentro, col tempo e di pari passo con lo sviluppo delle sue capacità cognitive e motorie, ha imparato ad aprirlo e chiuderlo da solo, quindi adesso fa tutto lui. Quindi, se prima il tutto accadeva quando tu eri già nel bagno, adesso qualsiasi cosa tu stia facendo in qualsiasi angolo della casa e non lo senti, sai che è in bagno ad aprire e chiudere il bidet e inondare il pavimento. Ah, un'altra cosa che gli piace da morire è aprire il cassetto dove io tengo i miei trucchi, prendere esclusivamente le matite e i rossetti, stapparli e dipingerci il pavimento. Neanche Caravaggio. Sì, sì, il nostro pavimento, il parquet, quello di noce non trattato, pregiatissimo, delicatissimo, super assorbente. Sì. Da poco, nuova grande conquista, ha anche capito di potersi arrampicare sopra le cose, quindi è tutto un saliscendi da poltrone, divani, letto, mobiletti, scalette dell'IKEA. E ama premere a tradimento il pulsante luminoso del modem di Sky e così facendo spegnerlo. E noi così, ogni volta che vogliamo guardare la TV, dobbiamo ricordarci che c'è tutta l'altra fila. Accendi la TV, accendi il modem, aspetta che si colleghi, fai, connetti. Ti collega, bello. Ama tutto ciò che è Swiffer, scopa, paletta, tutto ciò che ha un bastone lunghissimo è fantastico ed è ancora più bello correrci in giro per casa a tutta velocità, così che se cade ha delle ottime probabilità di infilzarselo sotto al mento, fra le costole, insomma così il pianto è più gustoso, no? Allora, questi sono solamente alcuni degli intrattenimenti principali di Teo, ma sono sicura che là fuori ci sono bimbi che sanno fare molto ma molto di meglio. E quindi vado subito a leggervi alcune delle risposte che mi avete mandato voi quando vi ho chiesto quali fossero i giochini preferiti dei vostri bimbi. Iniziamo. Al parco, con tutti i giochi che ci sono, lui ore ed ore ad aprire e chiudere il cancello. Oddio sorella, ti capisco tantissimo, Teo fa lo stesso. Futuro da butta fuori. Foderare le antine del mobiletto del bagno con i miei assorbenti. Teo sgranocchia gli OB. Provare ad aprire qualunque fessura con le chiavi. Futuro da scassinatore. Girare qualsiasi cosa nel lava insalata, dal pezzetto di Lego alle mutande. Un momento, questo è divertentissimo però. Malato di ombrelli, ne ha chiesto uno per Natale.
È un bimbo di poche pretese. Oppure Mary Poppins. Il mio prende a schiaffi il televisore. Che bambino vintage, prima era il metodo per farli funzionare. Far cadere le cose nella vasca da bagno, questa la conosco. E poi piangere disperatamente finché non gliele ritiri su. Tirare la coda al gatto finché questo non lo graffia, qui c'è del sadismo. Dare da mangiare qualsiasi cosa ai pesciolini nel laghetto. Ultima volta ha tirato una macchinina che salutava con la manina mentre affondava. Molto film horror. Nascondere da sola i suoi giochi e girare per casa disperata gridando "Dove sarà?" Brutta la solitudine. Nascondere i suoi pennarelli e macchinine nel cesto della biancheria sporca. Avete una buona garanzia per la lavatrice, spero. Aprire le bustine del tè, nel senso che rompe proprio il sacchetto del filtro. Che simpa. Ma lo fa sempre alle 5, puntuale, ogni pomeriggio. Svuotare il cassettone dove ripongo le tovaglie. Le trovo tutte spiegate e stese per terra. Beh, a modo suo apparecchia, dai, poverino. Strappare i fogli del giornale e farne pezzettini minuscoli. Avevo un cane che faceva così. Ma sono sicura che ci arriverà anche Teo, eh. Ma poi con tutti i giornali o solo con il giornale? Prendere le mollette dal balcone e buttarle giù o in giro per casa. Questo è irresistibile, anch'io ogni tanto ne lancio qualcuna. Mettere le pentole sotto al divano, per lui il forno, e poi io impazzisco a cercarle. Dai! Guarda che anche il cannavacciuolo ha iniziato così, eh. Animali inseriti con forza nel videoregistratore. Scusate, qui la cosa sorprendente è che abbiate ancora un videoregistratore, veramente? Lo usate? Mia nipote scava il burro cacao col dito. Beh, ma questo lo fanno tutti però. Io lo mangiavo proprio a morso il burro cacao. Strizzarmi i capezzoli. Sì, ricordo, qua succedevano delle cose quando ero piccola. Aspetta, com'era? Mia figlia morde bottiglie di acqua vuote di continuo. Dentini? Buttarle se sono vuote aiuterebbe. Incollarsi i salvaslip sotto i piedi e via di pattinaggio. Chiudermi fuori casa. Anche te lo fai, dall'altra parte sento la vocina che mi fa ciao ciao. Che comunque è lo specchio di quello che faranno prima o poi a una certa età. La lista, come sempre, care mamme, potrebbe andare avanti per dei giorni. Io mi do un freno perché altrimenti saremmo qui in eterno. Ho voluto scegliere alcuni dei commenti che mi hanno fatto più ridere, ma so che c'è molto altro di cui parlare. Quindi voi continuate a scrivermeli i giochini preferiti dei vostri figli. Quindi scrivete qua sotto, creiamo un dibattito, facciamo un gruppo d'ascolto, come se fossimo dallo psicologo. Per ogni mamma che si sfoga, le altre centinaia saranno pronte ad avvolgerla in un caldo abbraccio. Allora, ora scappo perché è un po' che non sento te o temo stia facendo un brodino con l'acqua dello scopettone del water. Che tristezza. Ciao! 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 Ciao!